Benvenuti a Vivi Giappone, oggi siamo qui col team italiano, vediamo c'è anche un altro team italiano che sono studentesse di italiano della professoressa Norika. Non professoressa, ma l'insegnante di italiano, che abbiamo già visto alla puntata degli gnocchi. Che abbiamo preparato i gnocchi. Oggi invece cosa prepareremo? Allora, oggi prepariamo un piatto tipico di questa parte. E si chiama harakomeshi. Posso chiederti di presentarci sì. gli ingredienti? Allora, questo è ikura. Ikura, le uova di salmone. Sì, e questo è un salmone. Di Watari, della mia città. Quindi pescato proprio a Watari. Sì, sono andata al mercato stamattina. Ah, bello, quindi bello. Quindi fresco, fresco. E poi un zucchero speciale, sì. Però va bene anche va bene. Quello questo bianco. Sembra un po' zucchero di canna. Sì. Zucchero di canna, sì. Uh-huh. E quindi adesso si sta bollendo, abbiamo messo all'interno l'acqua, 250 ml di sake, 250 ml di salsa di soia, l'ische e testa di pesce e lo zucchero, circa 200 grammi, una cosa del genere. E lasciamo fare per 5 minuti, 10 minuti. E vediamo che succede. Sì. E ora invece facciamo il taglio del salmone, vediamo che togliamo prima la pelle e quello mettiamo anche dentro. La pelle si butta. Sì. Mi piace harakomeshi? Molto mi piace. Molto. Mi piace molto. Allora, quando studiavo l'italiano sì. A Firenze, io lavoravo in un ristorante giapponese, sì. Quasi ogni giorno tagliavo il salmone. Ah, quindi sei abituata per il sashimi? Sashimi e anche altre cose, no? Anche, sì, sì. Ah, quindi è vero, perché tu sei stata, in che periodo, quanto sei stata? E 15 anni fa, più di 15 anni fa. Molti anni fa. Adesso non c'è più questo ristorante perché i proprietari erano una coppia, no? Giapponese e italiano. Sì. Loro sono divorziati. Ah, quindi hanno chiuso. Sì, sì, purtroppo. Quanto sei stata in Italia? Allora, un anno e mezzo a Firenze e poi 3 anni a Perugia. Adesso abbiamo tolto sì. il... Questo lo mangeremo oppure... Si può mangiare, si può però mangiare. Dopo. Ah, dopo, ok. Come... Non mettiamo sopra il riso. Ah, adesso mettiamo anche il pesce tagliato. Ah, però non era... Non buttato via, proprio uno alla volta, vedete, proprio con delicatezza. Tipo come se hanno le zeppoline a Napoli. Invece quindi sei stata in totale 4 anni e mezzo in Italia sì. e quando sei tornata hai deciso di insegnare italiano, cioè diventare insegnante di italiano? Volevi... Sì, per questo ho studiato a Perugia, no? All'università per stranieri di Perugia. Ah. Intanto salutiamo anche Rina che adesso è a Firenze, no? La sua studentessa che abbiamo visto nel video degli gnocchi e in altre occasioni. Una volta mi ha scritto, stava bene, no? Sì, si è andata a Lucca Comics, no? Ho visto. Uh-huh. Guarda intanto che bello va questo. Potrebbe andare bene a Natale anche. Al posto del capitone. Va bene, adesso cuociamo il riso, vedete, stiamo mettendo l'acqua, questo lo metteremo poi nella macchina cuociriso. E adesso si impiatta, si mette a riposare immagino, no? Sì. Già bolle? Bolle non va bene. Ah, perché deve essere... diventa duro. Ah, quindi adesso l'acqua che una temperatura circa di... Circa 60. Quindi tiepida insomma. Sì, bisogna tiepida. Non farla bollire perché sennò diventano dure le uova. Sì. E quindi mettiamo le uova. Mettiamo così. Quindi già sta riscaldata, togliamo dal fuoco e sì, è vero, sta cambiando colore ovviamente, si sta. Perché ha deciso di andare in Italia? Com'è? Perché allora io facevo prima la dietista, no? Lavoravo in una scuola materna. Sì. E ogni volta c'era una riunione per sì. le dietiste. Sì. Le dietiste. E sono andata per questo a Tokyo una volta sì. e sono arrivata a Tokyo a mezzogiorno. Sì. Avevo fame, allora sono entrata in un ristorante italiano sì. perché davanti al ristorante c'era una bandiera italiana, no? Sì. Ah, e okay. è un piccolo ristorante, sembrava buono. Mm-hmm.
E ho mangiato un buon prosciutto crudo. Bello. E allora dopo per caso ho trovato un libro in cui c'è scritto come si pronuncia il prosciutto crudo in italiano. Allora ho pronunciato tre volte il prosciutto crudo con melone, prosciutto crudo con melone. Sì. Bella lingua, ho pensato. Ah sì? Col prosciutto crudo. Ti sei innamorata dell'italiano? Sì. Allora, ma quel periodo non c'era corso d'italiano a Sendai. Sì. Allora ho studiato con il corso di radio NHK. Era NHK, certo. E poi si lava. Ah, si lavano così. Delicatamente, però. Delicatamente, perché si rompono, se no, togliendo un po' i grumi di... Sì. E quindi da quel momento hai deciso di studiare italiano e andare a provare a vivere in Italia? Sì, però dopo no. Dopo ho tanto. Cominciato a studiare l'italiano, era un po' strano perché non sapevo, perché io studiavo solo l'inglese come la lingua straniera. Certo. Allora mi sembrava strano che c'era... femminile, maschile, eccetera. Allora era difficile, però era interessante, no? Sì. Allora, dopo un anno, mi è venuta di voglia di studiare l'italiano in Italia. Però non conoscevo per niente l'Italia. Sì. Soltanto mi piaceva la lingua, no? Con il suono mi piaceva. Quindi sei andata... Sei comunque dopo un anno sei andata poi a... Sì, un anno e mezzo, non mi ricordo. Comunque mi piaceva il lavoro di dietista, quindi era molto difficile, no? Ho pensato, riflettato tante volte. Ah, se abbandonare, certo. Sì. E poi soltanto un anno o qualche anno studiare la lingua straniera, lavorare con questa lingua è difficile. Certo. Cioè, non ho pensato lavorare... Con l'italiano. E poi non sapevo quanto potevo imparare l'italiano. No? Questa parte è un po', come si dice, impegnativo. Impegnativo, bisogna togliere tutti. Sì. Vedete come gli amici italiani danno una mano. Penso tipo gli stufoli. Stanno diventando proprio arancioni, bellissime, proprio pulite, proprio come dei gioielli. Sì. Ah, adesso si mette il brodo dentro le uova? Il brodo di prima? Ah, bello, così assorbono il sapore. È meglio fare questa lavorazione il giorno prima, per prendere il gusto. E adesso invece questo è il contorno, diciamo. Che cos'è? Spiegaci un attimo. Allora, questo è... si dice come, non spinaci ma tipo spinaci. Salutiamo spinaci. Spinaci giapponesi. E poi questo giallo è di crisantemo. Il crisantemo è il fiore. Sì, noi mangiamo tutto. Si mangia anche il fiore, che il crisantemo poi in Giappone è importante, no? È il simbolo dell'imperatore. Uh-huh. E poi proprio stagione di questo di fiori. È pronto il riso anche, il riso si è preparato da solo. Si è preparato da solo? Si mette anche la salsetta anche nel riso, quindi. E quindi adesso si impiatta. Sì. Dopo aver messo il riso si mette il salmone. Guardate che bei piatti pieni di salmone, ora le uova si mettono. Ed ecco questa quindi è la tavola imbandita. Guardate tutti quanti, grazie mille. Quindi questa era Lara Comesci, grazie mille a Monica Sensei per questa fantastica. Guardate che bei piatti che è, queste sono le uova, questo salmone. Salutiamo Rina che sta a Firenze. Ciao Rina, forza. Da Vivi Giappone questo è tutto, condividete, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace e buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!